Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono la Squinzia e questi sono gli anni 90. Oggi torniamo a parlare di musica. Uscite le sneakers, le tute in acetato e il gom gel, perché parleremo delle hit dance che abbiamo ballato fino a farci letteralmente prendere fuoco alle scarpe. Prima di cominciare però vi chiedo di lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale e azionare la campanella per supportarlo. Solo in questo modo sarà possibile portarvi contenuti sempre di più alta qualità. Direi che vi ho detto tutto, via la sigla e poi partiamo! Anni 90 is the new revival, solo che la musica è molto più fica e molto molto più tamarra. Il tempo passa e mentre i tuoi amici si fidanzano, si sposano, fanno dei figli, tu sei ancora alla ricerca di serate che ricordino la tua adolescenza, fatta di locali, luci stroboscopiche e cocktail a base di blu curaçao. Beh, non ti preoccupare, sappi che non sei solo. Siamo in tanti come te ad avere questa malattia, io per prima. E proprio come quei cocktail malsani e coloratissimi, ci sono alcuni brani che sono passati da hit a vera e propria leggenda nel giro di 20 anni senza che si sia mai veramente venuti a capo della ragione. Ma qualunque che sia il motivo non importa, perché basta sentire le prime note per farci alzare il braccio al cielo, dito indice puntato all'insù, chiudere gli occhi e immaginare di essere ancora a quei tempi in cui impennavamo con il booster e ci scatenavamo in pista come dei matti. La prima canzone di cui parleremo oggi non poteva che essere lei. Scatman. Tutto poteva immaginare il buon John Paul Larkin, tranne che la sua hit del 1995 diventasse in Italia il brano più rappresentativo del filone dei cinepanettoni. Pur non essendovi mai stata inserita, per la verità, almeno non in un vero e proprio cinepanettone, intendiamoci. Il tutto ovviamente tralasciando Maccio Capatonda e il suo fake trailer di Natale al cesso. Dove lo passerete quest'anno? Il brano Scatman si collocò nella top 3 delle classifiche di tutta Europa tra il 1994 e il 1995, con picchi di popolarità anche in Giappone e Nuova Zelanda. Nessuno sapeva esattamente che cosa significasse il testo. Effettivamente lo abbiamo biascicato e martoriato in tutti i modi possibili. Tuttavia però recentemente è venuta a galla la verità. Il testo di Scatman è infatti un modo per esorcizzare la balbuzie di cui era affetto l'autore del brano. Direi che non poteva trovare modo migliore per farlo. Continuiamo con una canzone che personalmente ho amato e continuo ad amare alla follia, Better Off Alone di Alice DJ. Quando basta un solo grandissimo brano per creare la leggenda. Gli Alice DJ in tutta la carriera non sono mai riusciti a replicare il successo di questo singolo, che è stata una vera e propria icona della fine del millennio. C'è da dire che ha trovato sicuramente anche terreno molto fertile, intendiamoci, perché è stato lanciato nel 1999, che è stato il periodo massimo di gloria del genere Eurodance. Tant'è vero che questo singolo brano riuscì a trascinare nella vetta delle classifiche mondiali l'album del gruppo Who Needs Guitars Anyway? Gruppo che, come anticipato, cadde nel dimenticatoio senza riuscire più a ripetersi. Un sentito ringraziamento va però fatto a David Guetta, perché nel 2013 ha ripreso la base di questo pezzo e l'ha riutilizzata per Play Hard. Quindi così anche le nuove generazioni sono state edotte. Chiudiamo il nostro viaggio con la sola e unica regina, Corona con Baby Baby. Yeah, 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 baby, baby. Italia's Do It Better, c'è poco da dire. Anche se Corona in live cantava in playback, ma sorvoliamo. Se lo fanno pure le Spice Girls, chi sono io per giudicare? Negli anni 90 noi italiani eravamo i king assoluti delle classifiche dance di tutto il mondo. Il secondo singolo di Corona, estratto dall'album di debutto, fa seguito alla leggendaria The Rhythm of the Night, che era uscita 3 anni prima. E Baby Baby, proprio come The Rhythm of the Night, è uno di quei brani imprescindibili in ogni serata anni 90 che si rispetti. E proprio come The Rhythm of the Night ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo. Da urlare l'attacco a squarciagola e ballare fino ad avere i crampi. Una chicca del genere esce una volta ogni quarto di secolo, credetemi. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Queste erano le 3 canzoni dance che abbiamo ballato fino allo sfinimento. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Fatemi sapere anche quali sono state le vostre 3 canzoni anni 90 imprescindibili in ogni serata a tema che si rispetti. Ma soprattutto non dimenticatevi di seguirmi anche sugli altri miei canali social, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify.
Bene, per oggi abbiamo davvero concluso. Io ora vado ad ascoltarmi le mie vecchie compilation sul lettore CD. Noi invece ci vediamo al prossimo video.